Freestyle Dance School, siamo qui in via Timossi a Bibbiena, quindi nella parte di Bibbiena Stazione, e però naturalmente ci si muove, come abbiamo detto, un po' in tutto il Casentino, e ci si muove anche promuovendo proprio quella che è la danza, perché uno degli obiettivi sempre di Francesca Renzi è stato quello di promuovere la danza a tutto tondo, proprio per questo senso di libertà, per questo senso proprio di accoglienza, e tra l'altro anche con dei progetti che sono anche inclusivi. Esatto, sì, oltre appunto allo studio della danza, per me è importante proprio la danza come integrazione sociale. Come ti avevo già detto nell'intervista dell'anno scorso, abbiamo accolto anche bambini extracomunitari dando la possibilità di fare corsi gratuitamente perché ce ne sono tanti, quindi anche su segnalazione del comune li abbiamo accolti e insomma, un'altra grande soddisfazione, perché dare la possibilità a un bambino che non ha possibilità economiche di fare uno sport, un'attività, è una gran cosa. E, come sai, io collaboro anche con Amica Rete, è un'associazione alla quale dedichiamo molte volte i nostri spettacoli, e quindi ho iniziato un progetto anche con loro per aiutare i bambini disabili, e abbiamo accolto anche dei bambini autistici, e infatti uno degli spettacoli sarà proprio dedicato a una nuova associazione che cerca di aiutare queste problematiche. Da tanti eventi e tanti naturalmente stili, uno, lo Zumba, ha preso subito piede e se n'era impossessata qualche anno fa, diversi anni fa, proprio Francesca Renzi. Continua a portare avanti questo progetto legato allo Zumba? Continua a portarlo avanti, e quest'anno abbiamo avuto l'idea di fare una master con, diciamo, gli insegnanti freestyle che hanno iniziato questo stile, che siamo io, Stefano Muccio e Francesca Rossi, che è una nostra insegnante storica che poi si è trasferita a Rimini. Quindi abbiamo deciso di fare questo evento anche un po' per ritrovare tutti gli allievi che avevano iniziato con noi una decina di anni fa, e per continuare a far crescere la Zumba, perché magari è un'attività che c'è da tempo, un po' a volte un po' dimenticata, e quindi noi invece continuiamo a farla con grande successo in tutte le nostre sedi, e abbiamo detto perché no, un evento di fit walking, un evento di Zumba, un evento di danza. Non ci vogliamo far mancare niente e vogliamo soprattutto dare spazio a tutti i nostri allievi e ai loro diversi interessi. E lo diciamo quando c'è? Ci sarà prestissimo, domenica 10 marzo alle ore 10:30 presso la palestra comunale del Corsalone, e come al solito ringrazio il sindaco Tellini di Chiusa della Verna per averci concesso nuovamente il patrocinio, che, come ti dicevo, l'appoggio delle amministrazioni comunali è fondamentale anche per dar modo allo sport di crescere. E allora guardiamo gli spettacoli, perché adesso inizia naturalmente la bella stagione, inizia così anche il finale, no? Un po' di un anno, perché sembra strano ma il tempo è veloce, scorre veramente tanto. E un altro dono che Francesca Renzi fa proprio al territorio casentinese è quello naturalmente di portare lo spettacolo della danza un po' in tutti i territori dove lei lavora e dove naturalmente sono protagonisti gli stessi ragazzi, no? Esatto, sì, questo sia per far conoscere la danza un po' in tutto il Casentino, ma anche per dar soddisfazione a tutti i nostri allievi, ai genitori che hanno modo di vedere nel proprio paese i propri figli e nipotini. E purtroppo in Casentino non ci sono teatri grandi che riescono a raccogliere la nostra scuola, quindi cerchiamo anche situazioni diverse per poter fare tipi di spettacoli diversi e far vedere la danza un po' in situazioni e luoghi diversi. Infatti partiremo da Prato Vecchio Stia con l'Antei, uno spettacolo dedicato soprattutto agli allievi della nostra sede dell'Alto Casentino. Poi ci sposteremo al centro sociale di Bibbiena, dove abbiamo allestito in maniera proprio in sicurezza i locali per l'acrobatica aerea, ci sarà uno spettacolo dedicato alla danza aerea. Poi al Corsalone, alla palestra del Corsalone, perché comunque anche lì abbiamo un grosso appoggio dal sindaco di Chiusa della Verna, ma anche perché è l'unica palestra con un palco in grado di accogliere i nostri gruppi numerosi. E per finire in bellezza torneremo nuovamente in piazza Tarlati a Bibbiena, perché comunque è giusto che anche Bibbiena, il comune che ci accoglie, conosca la danza,
E mi ha fatto pensare molto l'anno scorso quando abbiamo fatto lo spettacolo, che molti non sapevano che ci fossero scuole di danza, insomma, anche a livelli abbastanza alti, perché insomma, lo posso dire perché abbiamo raggiunto soprattutto con le ragazze che studiano da tanto dei livelli importanti. Proprio per questo ti dicevo, quest'anno cavalchiamo l'onda e vogliamo farli uscire anche dal guscio del Casentino. E comunque finire uno spettacolo in Piazza Tarlati è il top per noi, insomma. E poi, insomma, come sempre, ringrazio i patrocini dei comuni che ci permettono di realizzare queste manifestazioni, perché i costi purtroppo ogni anno aumentano e un sostegno anche per la famiglia e per la scuola è fondamentale. Allora chiudiamo così. Per Francesca Renzi, la danza è? Vita.